La UIL Scuola non ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola. Per quale ragione? È una posizione che abbiamo espresso nelle centinaia di assemblee che hanno preceduto la non sottoscrizione dell'ipotesi, che poi è diventato un testo definitivo. Quindi non è stata una scelta, un capriccio, è stata una scelta ragionata e ben ponderata con i nostri quadri sindacali, appunto nelle assemblee, con tutte le persone che fanno funzionare la scuola tutti i giorni, e soprattutto con le nostre RSU. I motivi sono noti a tutti, un contratto che non ci ha soddisfatto, soprattutto per quanto riguarda la parte normativa, la modifica dell'ordinamento ATA, i nodi irrisolti sull'ordinamento ATA, i nodi irrisolti sulla mobilità, la questione annosa delle relazioni sindacali, l'estromissione di questo contratto del personale della scuola che insegna all'estero, tante piccole storture che potevano essere modificate, potevano essere migliorate, invece così non è stato. Certo, in questo contratto ci sono anche delle cose positive, alle quali noi abbiamo contribuito con fermezza, ma sulla bilancia le cose negative, secondo il nostro punto di vista, pesano più delle cose positive, e questo ci ha portato a non sottoscrivere il contratto. La giornata di oggi è molto importante, siamo qui a Roma, abbiamo convocato centinaia di RSU, quadri sindacali di tutta Italia, per rivendicare, per rispiegare, per riaffermare le nostre ragioni e anche per verificare e discutere sulle strategie future da questo momento in poi. Certo, non è la conclusione di un percorso, ma è solo l'inizio. Quindi quali strumenti porterete avanti per continuare a non firmare il contratto? Guardi, la UIL Scuola Rua rimarrà ferma nelle sue convinzioni, che sono coerenza e rispetto. Non aver firmato il contratto, secondo lei, significa aver avuto rispetto delle persone che lavorano a scuola tutti i giorni. L'abbiamo fatto con coerenza, non cambierà nulla, continueremo a fare il nostro dovere a sostegno delle rivendicazioni delle persone che lavorano a scuola, con la stessa fermezza di prima, con coerenza, non sottraendoci a nessuna delle discussioni che sono in atto e che ritengo siano molto importanti. Mi riferisco per esempio all'autonomia differenziata, al problema del dimensionamento, al problema dei precari, all'annoso problema dei precari. Sono tutti temi importanti che ci vedranno fermi nelle nostre decisioni, nelle nostre convinzioni a sostegno della comunità educante. La scuola continuerà a funzionare meglio di prima, perché abbiamo una scuola che funziona bene grazie al lavoro delle persone. Sosterremo tutte le RSU che per forza di cose non potranno essere estromesse dai tavoli contrattuali. Ricordo a tutti che nel 90% delle scuole italiane le nostre RSU sono presenti, le sosterremo sia dall'interno sia dall'esterno della contrattazione d'istituto. I rapporti con gli altri sindacati? Assolutamente un rapporto cordiale, assolutamente un rapporto rispettoso, diversamente verremo meno ai nostri ideali. Io rispetto le posizioni degli altri sindacati, anche se in questo caso non li condivido, ma sono sicuro che quando le rivendicazioni troveranno una strada comune su tanti argomenti di cui parlavo prima, non esiteremo a collaborare con gli altri sindacati, diversamente continueremo ad andare da soli se le convinzioni degli altri non corrispondono alle nostre rivendicazioni. Giuseppe!